Buongiorno, Carla. Giorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, vero, Marcus? Non dimentichi mai niente. Per favore, dammi il braccio, Carl. No. Carl. Ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ok. Ti porto in bagno adesso. Qualcosa di speciale in agenda oggi? Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Non ho ancora deciso. Ne parliamo più tardi. Ok. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Hai notizie di Leo? No, Carl. Posso chiamarlo, se vuoi. No. No, lascia stare. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. Televisione. Sale la tensione nella regione Africa da quando la Russia ha dichiarata parte del proprio territorio nazionale. Da sabato diverse navi da guerra russe sono state inviate nel mare di Barents e i ghiacci hanno piantato una barriera nazionale. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Appartiene a loro. Ieri sera, in mezzo, l'ambasciatore americano ha dichiarato durante un convegno delle Nazioni Unite che il governo degli Stati Uniti non tollererà alcun tipo di annessione in nessuna circostanza. Vari cacciatorpediniere americani sono in rotta verso il mare di Barents. Douglas Cornwell, segretario delle Nazioni Unite, ha dichiarato che non siamo mai stati così vicini ad una terza guerra mondiale. Si è quindi consultato con Russia e Stati Uniti per riuscire a trovare un accordo prima che la situazione precipiti. Televisione spenta. L'umanità è così deprimente. Solo avidità, stupidità e violenza. 5.000 anni di civilizzazione solo per arrivare dove siamo ora. Thank you.
È cambiato il tuo modo di suonare. A volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Allora, il tuo verdetto, Marcus? Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carl. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. È una copia perfetta della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fidati.
Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Dio. Ehi, Pan. Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? No, 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 ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui! Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, Pa, cos'ha lui più di me? È intelligente? È obbediente e non come me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio! È una cazzo di macchina! Leo, ora basta! Basta! Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Non mi vuoi bene.